Il Karate Kyokushin è una delle arti marziali più dure al mondo. Oggi ho deciso di provare questa disciplina fatta di dolore, sofferenza, ma che crea degli atleti devastanti. Sono andato da Senpai Luigi, una delle persone più dure che conosco. Restate fino alla fine, perché ho persino sfidato mio fratello in uno sparring durissimo. Buongiorno ragazzi di Primo Dan, oggi parliamo di Karate Kyokushinkai. Siamo qua con il Senpai Luigi, ragazzi. Lo avete già visto su Karate Gorilla. Ho portato anche mio fratello. Ciao a tutti. Che lui fa Shotokan come me e oggi gli farò vedere qualcosa di veramente diverso. Che un po' di mazzate sane. Ha già visto. E niente, quindi siamo nelle tue mani, Senpai, oggi. Facciamo allora una lezione tipo. Chiamiamola così, questo la potete trovare quasi in tutti i dojo, perciò se vi piacerà basterà cercare un dojo AKK vicino alla vostra zona e trovate sicuramente dei buoni sensei. Comincio con il saluto, posizione, Fudodachi, questa posizione così, scendo con la sinistra, Seiza. Ci inserirei, abbiamo spiegato anche altre volte, il saluto che facciamo ai nostri spiriti. Io vi piace pensare che, anche per capirlo, se abbiamo perso le persone care e tutto, quando sanno che siamo qui, sono felici. Perché qui dentro un dojo non stiamo facendo niente di sbagliato. Perciò è un saluto anche a loro. Ci inserirei. Chiudo gli occhi. Su. Mokusoyame. Saluto a Sosai. Soshi Sosai Masutatsuyama. Rei. Us. Kanjo Rei. Us. Senpai ni Rei. Us. Kiritz sempre con la sinistra vai. E Fudodachi. Rei. Us. Us. Un po' di riscaldamento, c'è un po' di stretching leggero. Giù cambio. Giù. Vado sul pallone. Ora andiamo. Ma dietro incrociata di corto e poi giù di ciò. Allora, noi cominciamo sempre con riscaldamento e poi potenziamento. Potenziamento che da te. Ai ai ai. Gomiti stretti. Gomiti stretti. 10, ora allargo e vado giù e sto così. No. Ramo, 3, 2, 3, 2, 1. Allargo. Oh madonna. Ci provo a fare più lungo. No, è impossibile. Cioè, troppa condizione. Anche l'altra volta ci abbiamo provato, ma sembrano il burro le mie nocche in confronto alle sue. Okay. È burro, cioè abbiamo già fatto vedere anche l'altra volta, ma replichiamo chi non l'avesse visto, guardate che nocche, ragazzi. Cioè. Devono essere dure per chi ho cuscito. Bravo, bravo, bravo. Insieme. Non ho trovato le gambe. Adesso si vendicherà per tutte le volte che l'ho bullizzato da piccolo. Per tutti i traumi che ho subito. Tutti i traumi che ha subito oggi li sconterà. Mettiti giù che ti faccio vedere come mettere la gamba. Ah, devi schiacciare. Così schiacci, ora sale a 45. Mamma mia. Non vale perché adesso mi ha già menato lui. Vabbè, ma dovresti essere più bravo. Vai, vai, è caldo. Vai, è bello caldo. Più avanti. Amaite. Sai, è normale. 5 secondi sono passati. Quindi oggi. Quindi oggi. Porca miseria. Sei male? No, sì. Ah, sei grande. Per la respirazione, perché ora lui che non lo respirava. Non respiravo. Lo fai in apnea. Sì. Invece. Cazzo. Vai. Sì. Cioè, esatto. Respiro. Sì, ma la tua forza è impassibile. Tecnicamente. Mamma.
faccio fare anche questo perché, capito? È incredibile. Cioè respirare cioè, col naso. Sì, allontanare il dolore. Cioè, sì. Okay. Io in quel momento là, ragazzi, non so se si vede dalla telecamera, ma voi state soffrendo il dolore e non potete fare niente. E più cerchi di mandarlo via e più... Cazzo, ne arriva. È incredibile. Provate. Bravo. Buona respirazione. Pugni sempre tra le due nocche. Quindi... Vediamo 20 secondi, buono. Devastante, eh? Tosto, eh? Cosa facciamo? Sempre guarda, addominali, eh. Perciò. Uno. Ok. Due. Okay. Ok. Allora, quello non mi ha fatto... Tre, due, quanti ne erano di punti? Comunque... Cioè, ma c'è gente che riesce con te, eh? Sì, a voi. Sì. Minchia, ma io vincevo. Vai. Uno, ragazzi. Due. Oh. Ma lo senti che arriva da... Arriva da... vicino, lo senti? È la chiusura. Incredibile. Karate è chiusura. Mamma quello mia. Quello che mi insegna sempre Shan Sutomukakyuchi. Da qua. A qua, solo velocità. Qua, chiusura. E quello è karate. Cioè, più che altro la cosa strana è che io c'è... devo riuscire a farti male in poco spazio. Esatto. Ah. Capito? Poco. Qua. È la chiusura. Cioè, io sento quando mi arriva il corpo. Cioè, nonostante il rapporto ravvicinato, io sento che alla fine mi arriva. Boom. Esatto. Cioè, una mattonata. Quello sento. Esatto. Quello però da corta distanza. Da cioè, corta distanza, uno. Cioè, è stranissima come cosa. È uguale nei Kedamawashi. Se tu tiri un calcio basso e io lo vado a parare, solitamente tu vedi sempre solo lo stop, perciò tiralo, non so le tipe come ce l'hai. Ok, se io invece quando vado a parare faccio questo. E quello è il peso. Ci sono tanti, magari, praticanti di arti marziali che magari hanno fatto arti marziali da 30 anni e non hanno mai provato poi con questo cioè, dolore. Cioè. Questa è la cosa più vicina probabilmente al combattimento da strada. Perché in realtà. Il concetto qual è? Tanti pensiamo al colpo, nel senso io sono là. Non c'ho la misura. Perciò io quando penso al colpo... deve entrare, mamma mia, e non deve essere pesante perché se io metto io già mi sono messo cappato da sotto solo infatti. Velocità chiuso vorrei essere anch'io così porca miseria no, vorrei imparare capire le tecniche per arrivare a quella velocità esplosiva poi alla fine il concetto è lì però tutto viene da perciò dalle anche respirazione diaframmatica respirazione ma soprattutto non fare leggere la respirazione perché se fai leggere la respirazione entrano quando prendi aria sì, e lì sei capo so che ti viene proprio da lo so. Chiuderti e lì è il concetto della paura le gambe sul dente facciamo nano perciò ok e questo fate un giro piano piano gambe dritte tieni le gambe dritte e guarda avanti. È una posizione da combattimento, ci sto combattendo. Faccio un po' di kionkeiko, perciò posizione come ho messo in saluto. Futuraci, Miki Sanjindaji Yui, Kamaite. Allora, io vi trovo un po' di morbide, scapole chiuse. Duro, duro. Sembra la stessa linea, dici, ne carica più alto, sono, ci, due, tre, dici, oggi, tu, giù, passo, peso è, non mi devono spingere, ora, Jordan, punta, allora, chi te differenza tra Shotokan e Kyokushin? È sempre spalla morta. Posso? Addominale. Anche se uno stanco, è sempre duro. Punta del naso, Jotan. Hajime, Ichi, Ni,
Sam, ci, do, ro, sic, ec, do, giu, ic, ni, sam, ci, do, ro, sic, ec, do, giu, ic, ni, sam, ci, do, ro, sic, ec, do, ic. Troppa fatica. Ti muovi. Sam, ci, do, ro, sic, ec, do, giu, ic, ni, sam, ci, do, ro, sic, ec, giu, ic, ni, sam, ci, do, ro, sic, ec, do, giu, ic, ni. Non perdete gli addominali. Ro, sic, ec, do, giu. Sage me, ec, ni, sam, ci, do, ro, sic, ec. Huracan Mawashi in questo caso va a colpire dietro, perciò classica aggressione, blocco, mani davanti ai denti, il concetto quale nel Kyokushinkai ci sono i colpi in faccia, perciò quando io vado a fare Senken Gouchi, se da Sanjin Dachi passo in Kumite Dachi, questa è una guardia da pugile, perciò è solo chi non li allena o chi non li pratica. Nel regolamento da gara, chiamiamolo da prova, non ci sono perché si perde troppo sangue. Non sì. Per altro motivo. Sì, questa cosa qui è comune anche a molte arti marziali, cioè bisogna distinguere tra il karate, in questo caso l'arte marziale tradizionale, e il regolamento sportivo. Quella è solo una parte poi dell'arte marziale, ma non è l'arte marziale. In questo caso, magari per chi non lo sa, nello sport, appunto, nel kumite, nel Kyokushinkai, non valgono i pugni in faccia, valgono solo i calci in faccia, e vale tutto al corpo, alle gambe, giusto, contatto pieno. C'è il KO. Sì, sì, con quella potenza lì, Con quella potenza. Con quella potenza, cioè. Anche di più. Cioè, incredibile. Io ormai sono vecchio per la potenza. Ok, andiamo qui in fondo. Passiamo in Dogeiko. Vado in Kumite Dachi, gamba sinistra avanti. E Maigeri, torno e avanzo. Maigeri. Ajmeich. Ni. Sam. Chusu. Chi. Ru, sic, cambi troppo sul colpo, perciò basta, non va bene. Quando io tiro, come te dà già una misura, questa misura la devo rispettare, perché la devo rispettare? Perché se io faccio questo, bam, lui è già entrato. Se invece faccio questo, sono in combattimento, cioè non devo buttarmi in avanti. In un combattimento, una volta che vedo che fai questo errore, te lo lascio fare, perciò tu lo fai la prima volta e lo prendo. No, fallo sbagliato così. Ah, ok, rimango lì. Nel senso, bambe, vai avanti e cadi lì e te ne sei entrato e sei contento, e io tipo vado indietro, il tuo cervello ci sta funzionando. La terza, minchia, ti ammazza. Sì. Tante volte, cioè, si mette un'esca, aspetto che a bocca, quando a bocca, bam, un tiro. Però, logicamente, per quello devo essere duro, devo imparare a soffrire. Devo richiamare la gamba. E il richiamo è importante. Esco a 100, torno a 200. Se mi prendono la gamba subito, la tiro indietro. Non rimango mai. E subito, e torno alla stessa misura di prima. C'è l'ultima serie di calci, così c'è anche calci a terra, io Kugeri, in avanti poi
Io pure. Io pure il laterale. Bello. Bello. Ora lavoriamo un attimino sembraggio sul concetto del condizionamento. Un esercizio che facciamo spesso. Il condizionamento qual è? Per cominciare, appoggiamo le mani in modo che non andiamo, no, senza prendere, solo appoggiare, okay. Come vuoi. Ora tu tiri Gedant, Gedant, Magwash. Eccola. Uno e due. Poi io. Ok. Dimmi tu se... No, va bene, so. Sta facendo pianissimo. No, non dito. Ok, perfetto. Volete provare? Sta facendo pianissimo perché... cioè, la gamba mi fa ancora male da prima, è incredibile. Facimi... Chiami, un problema gravissimo. Sbagliato io? Sì. Qua. Tiro anche forte. No, no. Forte, forte. Forte. No. Perché non c'è misura. Guarda la tua anca, tira. E qua. Ok? Giusto, io la piano piano dopo. Guarda la mia volta. Respira. Qua. Ah, vai per. Perché anche se tiro piano. Okay. Mai devi fare questo. Vedi che ti viene. Ti viene, è contro naturale. Devi andare incontro. Devo andare contro natura. Perché nel momento in cui faccio questo. C'è il rischio che ti fai realmente male. Ah, muscolarmente sì. Mi devo abituare. Però. Non sono i muscoli, sono i nervi. E allora ci vedi vado a prendere. Tu come prendi. Fai le vecchiette. Prendi i nervi. Sì, vedrai domani. Io per 2 giorni non ho camminato l'altra volta. Ora il fatto dei corpi, se dovessi io obbligatoriamente difendermi, perché sembra una cosa brutta difendersi. E anzi, le volte che mi sono dovuto difendere per tornare a casa, tante volte piangevo. Perché sicuramente potevo fare in modo di non difendermi e trovare un'altra soluzione. Posso. Perciò non partiamo dal presupposto che è una figata a difendersi. È una figata a trovare via la pace. Tira forte. L'anca, la devi superare. Non ti prende troppa rincorsa, perché una volta che ti prendi 3 metri di rincorsa lo so che stai facendo. Da qua lavora. Vai, agimi. Agimi, gira. Non perdere il braccio. Vedi, questi sono schiaffi. Invece tu devi arrivare. Dai. Con il peso. E lì non fa male. Quelli sono schiaffi. Io devo arrivare. Con l'osso casumano. Non riesci neanche l'urlo non riesci. È incredibile. Proviamo un attimo, tirali tu. Faccio mica. Ora concentra su una bella rotazione e un impatto. Agimi. Agimi. È meglio, però cosa stai facendo? Stai portando in contrapposizione la spalla. Una volta che io creo una rotazione, se ho una rotazione di qua e faccio questo, sto fermando. Invece deve. Io devo guardare. E questo braccio che da morto, casomai mi va lì, ma non di peso per chiudere. Okay, quindi ruotare anche con la spalla. Ruotare e dargli in modo che arriva anche il peso. Buono il peso. Sbagliata la forma. Stai dando tutte con il collo del piede. Se devo usare il piede, questo osso. Senti che cambia tutto. Ragazzi, sì. È incredibile. Tu pensi se dovessi darlo forte. Non so quanto riuscirò a resistere ancora, cioè, mamma mia. Non dare tibia, perché col collo del piede fa solo rumore. Ragazzi, comunque, cioè, è come tirare contro dei calci ferro, a un... ferro. Al ferro. Se tu ti metti là, vieni, meno male. Vieni. Se tu ti metti qua, fai, ti fai meno male, ve lo assicuro, ti fai meno male. Un altro lavoro di condizionamento. Incredibile. Cioè, me fa ancora male. Cioè, ne pare... Quindi faccio male, domani c'ho la gnocca. Guarda. Incredibile. Vabbè, il dolore serve a, mamma mia, serve a sopravvivere. Quella è la meditazione vera delle arti marziali, il dolore. Altro lavoro condizionando sempre dalla misura. L'avversario sarà in guardia e cinesam. E tre tu. Non fare sconti perché tanto. No. Non riesco più a stare in piedi perché non ho più il piede d'appoggio, non ce l'avevo già prima. Perciò prova. Tre pugni dove vuoi tu. Vai, andiamo al
muscolare. Ah! Sono un drago. Bravo, tu sei fortissimo. Ah! Dai. Questo è per far sentire il rumore sullo sterno. L'ultimo. Cazzo. Ho sofferto io per lui. Porca miseria. Allora, tutto questo condizionamento che si fa durante gli allenamenti, ragazzi, davvero, ma non è una frase fatta. Cioè, prima lo diciamo, telecamere spente. È una disciplina dura ma pura ed è la verità. Cioè, io veramente spero di farvi percepire un po' dalla telecamera questo dolore, ma è un dolore buono, nel senso che ti tempra la lunga è veramente duro, e non è io, cioè, mi fa benissimo la gamba dai primi 5 minuti. Dopo, quando ci togliamo il gi, facciamo vedere un po' di segni di mazza da baseball praticamente. Questo prima capitava da queste parti, che ogni tanto mi allenavo con i ragazzi della Muay Thai, che organizzavano il sabato, che si ritrovavano pugili, thai boxer, grappler, e si faceva magari un po' a mani nude. A me tante volte è capitato di combattere con i pugili, allora subito mi accorgo di un pugile, subito gli tira le gambe. Allora il pugile obbligando ad abbassare la guardia, siccome eravamo tra amici, già no cavolo, con le gambe facciamo meno, proviamo un pugilato. Le prendevo logicamente di pugilato, però rimanevo in piedi, imbaravo. Non dobbiamo cercare chi battere, dobbiamo cercare chi ci batte. È vero. Lui ne parlo sempre di questa cosa, trovare i migliori, perché sennò dobbiamo cercare chi ci batte, batte tanto. E quella è la meraviglia. Quando vado tante volte a San Gattardo senza il crucifisso, cavolo, lì ci sono campioni nazionali, campioni che hanno fatto un po' di europei e tutto. Mi massacrano, ma io sono felice. Che non è che vado là a fare il culo, se vado là per prenderle. La bellezza è andare a cercare i posti dove le prendiamo. Andate in un dojo dove il maestro, no, questo no, l'altro no, quello no, lo sta dicendo solo perché si spaventa lui di farlo. Punto. Possiamo vedere un kata? Può fare? Sì. Tensho, che già un kata sembra respirazione da cintura nera. Tensho! Modo di respirare è incredibile, e poi diventa tutto tutta una respirazione, una concentrazione. Se mi toccavo in quel momento, non c'era un muscolo che non fosse in trazione massima. Si vedeva anche i muscoli interni, tutto. E questo serve per? Questo è per allenare la respirazione, infatti vedi che già. E poi ti dà uno spirito, un'energia, ti riempie di sangue addosso. Tutto, proprio le vene gonfiano tutto, perciò riscaldi tanto, anche prima di una gara, magari ti metti là. In questo caso sarebbe tipo una parata, un colpo alla tempia, poi sotto il mento, poi al fegato, alla milza. Qua ti hanno preso la mano, liberazione dal polso, colpo. Ma quindi c'è anche l'applicazione, senso. Cioè non solo lo usi per respirare, ma è anche un doppio. Sono tecniche da difesa personale, da combattimento, punto. Tutti i kata ti piacciono sempre nel combattimento. Quando tu fai questo, oh cavolo, te lo chiamo. Tu poi lo andrai a fare così, ma c'è un mondo lì dentro. No, ma vedi, mi è capitato di dovermi difendere anche da persone. Cadono come per un po'. Perché il tallonino diventa più cadono, no, perché la mano non ha un guantone. Cioè, perciò il concetto qual è? Se io ti arrivo con un colpo di sciuto qua, Madonna. Svieni. Se io ti arrivo una caiubi qua, una caiubi, svieni. Se io ti arrivo Huracan qua,
Svieni. Cioè, non c'è modo. Poi anche perché la mano è condizionata, il corpo è condizionato, è marmo, ti arriva marmo addosso. Io sono scioccato. Cioè, allora, visto. Allora, non ho parole. È venuto Claudio l'altra volta, ma lui ha visto il video su YouTube, ragazzi. Ma YouTube non so quanto renda davvero la realtà. Cioè, no, no, adesso vi assicuro che poi vi farò vedere che. Questa è la faccia. Sicuro che rende. Rende tantissimo. Cioè, vogliamo provare magari, non so, anche il primo pezzo? Sì, proviamo. Proviamo la respirazione. Allora, partiamo in mokuso, piedi in questa posizione, dita unite, che si coprono le punte tra di loro. Ora chiudo gli occhi, quando chiamo il kata vado con la prima respirazione. Perciò, Tensho, apro gli occhi, kamaite, hajime. Sanjin, poi lo facciamo meglio, rendendo ripassare. Uno, due. Se vi fa male la gola, non è i buchi. Dalla gola passa soltanto, non vi deve fermare. Posizioni da rivedere, proprio sì, una volta, la respirazione, poi si lavora sul perfezionamento, giusto? Cioè, sì, certo. Sì, già sono andata a livello molto superiori. Sì. Dici, non è complicata la sequenza, questo è un kata dove è complicata la respirazione, sì. I tempi di respirazione e l'energia che scaturisce da questo kata. Perciò se vedi fare questo kata e non senti energia, non lo stanno facendo bene. Sì, esatto. E se metti la mano sugli addominali senti il lavoro come si muove. Sì, è proprio si gonfia sopra, sì, poi si muove e poi in compressione il diaframma e infatti non ti fa male la gola, lo puoi fare una giornata, è proprio aria che passa, devi lavorare, devi lavorare, va allenare, sì. Cioè va allenare questo muscolo che è interno, che è sottovalutatissimo, lo dico anche da, lo dico sempre da esperto del fitness, nel fitness o nella salute. Questo muscolo è sottovalutatissimo, sì, ad esempio, quindi la respirazione interna abbiamo dimenticato ormai come si fa. Respira. E qua, oltre alle mazzate, abbiamo visto, c'è anche tanto allenamento per il benessere, perché poi anche, abbiamo visto, ci vuole mobilità, ci vuole controllo del respiro, cioè non è solo combattere, per far capire a quelli che non sono magari appassionati, che guardano il video, non è solo un combattimento. Il Kyokushinkai è una formula intanto per i ragazzi, per cominciare a praticare un'arte marziale seria, anche per i più grandi, è ritrovare un po' di giovinezza. Perché io tipo ormai tanti amici miei che hanno superato i 40 anni, amici, amiche, glielo consiglio, poi mi scrivono grazie. Perché? Perché ti metti intanto una divisa bellissima, un ganci stupendo, cioè ti guardi allo specchio. Cominci ad aver cura della tua postura. Una cosa che in pochissimi curiamo è la postura. Però col karateggi non puoi stare storto. Ti guardi, sono gli specchi, c'è il sensei, il senpai. E allora fa bene, cominci a fare bene a te stesso e cominci a impegnarti di più. C'è la via del Kyokushin. È una via, un modo di vivere, un modo di essere sempre cortesi, sempre pronti alle prove, sempre un cuore lieto, sempre la porta aperta se qualcuno vuole provarlo, anche se qualcuno vuole sfidarlo. Perché non bisogna avere paura di nulla, no? Anzi, meglio, perché così ci mettiamo alla prova, la vita è una prova. Infatti Kyokushinkai è la via della verità assoluta, perché più vero della prova non c'è più nulla. È veramente bello. Questo mio viaggio che sto facendo adesso sulle arti marziali al canale, questa è veramente una delle discipline più belle che sto provando. Grazie. Cioè, questo grazie a Sosai, Shan Sutomu Wakyuji, loro sono i maestri, io non sono nessuno, sia chiaro. Allora, per concludere, di solito faccio sempre uno sparring con Kumite. Certo. E ho portato mio fratello. Bellissimo. Per metterci alla prova. Ah. No, 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 no,
fatto così. Se no, volete, ma io rimango al centro, voi fate il round, uscite voi. No, non so come far vedere il dolore, no, che io ho mutande, a me mi fa ancora male. Infatti, sarà uno sparring giusto figurativo. No? Facciamo il saluto verso il qua, futuro oggi, Shomani Rei. Senbaini Rei. Tamaite. Ci avevo le gambe doloranti da prima. Il mio padre non ha parato con le tibie. Eh? Tu non hai parato con le tibie. No, basta. No. Lui se ne stava uscendo, tranquillo. Vai. No, ragazzi. Io ho parlato prima il dolore, ma. E lui un po'. Però dopo ti. Però dopo no, non ho fatto più forte. No, dopo ti inizierà a piacere. No, ma il dolore qua. Adesso mi sta passando, ma è. Cioè, ragazzi, è incredibile. Allora, non siamo proprio pronti. Però mi piacerebbe allenarmi per poter avere la possibilità solo di fare un kumite. Quello mi piacerebbe. Dico la verità. Sì. Lo faremo, adesso domani ci mettiamo, ci alleniamo. Allora, intanto, vabbè, come al solito, ragazzi, lasciamo in descrizione i link del Senpai, che veramente ringraziamo tantissimo di questa straordinaria lezione, una disciplina molto bella. Niente, grazie per essere stati con noi, ringraziamo ancora il Senpai. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao!